Ciao a tutti e bentornati a un nuovo episodio dedicato a Bacsec. Guardate, cascate a fagiolo, ragazzi, perché volevo farvi vedere che ho fatto un po' di registrazione, ovviamente, anzi di gioco fuori dalla registrazione. A parte aver pulito il giardino, rimosso i rampicanti, ho fatto un po' di skill, soprattutto in meccanica. È molto importante, vi ricordate, dopo il nostro episodio scorso, lunghissimo, che si è concluso con una sessione di pesca, e ho spostato il raccoglitore d'acqua piovana qui sopra, sul tetto, sopra il rubinetto della cucina, perché credo di essere in grado adesso, e lo scopriamo appena questi due collettori si riempiono, di sfruttarlo. Non che l'altro non funzionasse, è che mi sono confuso perché guardando i video online c'è l'opzione plumbing, ma invece se si clicca qui l'opzione diventa qualcosa di diverso, diventa... Guardate che l'acqua sta salendo. L'opzione diventa qualcosa di diverso, appunto, se non sbaglio, sgorga, ma sgorgare è una traduzione sbagliata. Se adesso faccio bevi, vedo che l'acqua è a 4 di 160. Aspettiamo che finisca la pioggia e speriamo di riuscire a goderci il nuovo rubinetto. Allora, che cosa volevo fare? Visto che adesso abbiamo per fortuna la televisione tutta per noi, visto che sono stanco morto, cioè Bugs che è stanco, io sto bene, ma Bugs che è stanchissimo. Ci mettiamo sul pavimento perché abbiamo due VHS di falegnameria che possiamo guardare, secondo me, per arrivare in modo non troppo difficile alla carpenteria di livello 6. Adesso io velocizzo e voglio vedere se guadagno punti. Si abbassa la noia sicuramente. Però forse... Eh no, arriva sempre a 581. Ok. No, aspettate, 681. Ok, proviamo a prendere... Allora, il 4 l'ho già visto, credo, però lo porto con me just in case. E adesso lo mettiamo nella televisione. Guardiamo falegnameria 4. No, scusate, recupero prima il vecchio nastro, poi mettiamo 4 e poi premiamo play. E adesso ci mettiamo qua. Ci sediamo sul pavimento e di nuovo controlliamo. Perché non ricordo esattamente... Siamo ancora a livello intermedio 10, quindi questo non ci insegnerà niente. Quindi penso che rimarremo a 6,81. Ci insegna a fare le sedie. Nah, ok. Va bene, non abbiamo imparato nulla. Rimane soltanto un'ultima possibilità, che è quella di utilizzare falegnameria 6. Nella speranza che questo funzioni. Sediamoci a terra. E adesso guardiamo il sesto episodio. Gli altri non li ho ancora trovati, quindi... Ma questo ci serve anche per aspettare che... Oh, qui qualcosa è successo, scusate. Allora, con il livello 6 vedo che la carpenteria sta salendo. E infatti siamo già a 980 punti. Benissimo. Bene, 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 ragazzi. Quindi questo ci insegna qualcosina di nuovo. Non abbiamo imparato tantissimo, però qualcosa abbiamo imparato. E la cosa bella di avere il televisore adesso e le VHS è proprio che si possono imparare un po' di cose. Ci sono altre skill che probabilmente possiamo imparare, ma per adesso vediamo. Voglio controllare... Ah, aspettate che non ho spento il televisore. Questo è importante, eh? Perché consumo un sacco di energia. E qui a terra non mi ero accorto, ma ragazzi, ho una cartella qui. Non me ne ero accorto. Dopo tutto l'ordine che avevo fatto, meticoloso, lascio le cartelle così. Questo non va bene. Allora, vediamo se ha funzionato. Sì, ragazzi, posso lavare. Posso, adesso ho 60 d'acqua. Questo è semplicemente spettacolare. E se bevo quest'acqua non è contaminata, ragazzi. Posso riempire adesso le bottiglie e ho l'acqua in casa. Quasi quasi recupererò ancora un po' di sacchi della spazzatura perché poi voglio fare un terzo raccoglitore, ma già due raccoglitori non sono affatto male. Ragazzi, ci evitiamo di bollire l'acqua tutte le volte, che è una rottura di scatole terribile. Per farlo ho provato anche a smontare questi... Purtroppo qui c'erano due lavandini e ho provato a smontarli, ma la cosa è andata molto male perché li ho rotti e non ci posso fare niente. Per fortuna invece che non ho rotto i raccoglitori di acqua piovana, devo spostarli fuori. E adesso aspettiamo
che si sia tutto riempito e ci godiamo l'acqua corrente, l'energia elettrica. Spettacolo, ragazzi, continua a piovere. Questo è veramente positivo. Allora, oggi voglio fare una cosa. Usciremo, è per questo che sono già vestito con la modalità d'esplorazione. 160. Allora, laviamo noi stessi e tutti i vestiti. Intanto, perché continua a piovere. Lava tutti i vestiti. Andremo alla stazione di rifornimenti della benzina per rubare il frigorifero grande che poi attaccheremo quando avremo i prossimi raccolti per congelare sempre più cibo. Probabilmente gli zombie si saranno ricreati, quindi dovrò prestare molta attenzione. Però, appunto, faremo il possibile. Allora, adesso ci siamo lavati. Recuperiamo tutto ciò che ha poca acqua all'interno e riempiamo la bottiglia, chiaramente. Riempiamo il bollitore e anche il secondo bollitore. Questo perché se poi se continua a piovere l'acqua si va a riempire. Quindi io alla fine devo avere sempre questo rubinetto con 160 e poi quando piove si riempie e fuori ho quello d'emergenza. Mi sembra davvero buono. Allora, già che ci siamo, visto che stiamo perdendo un po' di panza, prepariamo una bella bevanda di cacao in polvere. Perché adesso cerchiamo di mettere su un paio di chili. Mettiamo lo zucchero e prepariamo anche una pasta. Quindi in cucina con Bugs, che questa volta però facciamo una pasta con i fiocchi. Vi prego, non denunciatemi, ragazzi. Non denunciatemi. Allora, adesso mi devo avvicinare al reparto pasta. La mettiamo. Oh, quel filetto di pesce, certo. Sì. Ma ragazzi, facciamo una cosa in cucina con Bugs oggi che è uno spettacolo. Pasta con filetto di pesce e verdure miste. Abbiamo le carote, abbiamo i broccoli. I pomodori, chiaramente. Questa è una pasta molto sana e molto gustosa. No, il ketchup no. Il ketchup no. Ok, mettiamoci allora l'olio vegetale. E adesso piazziamo il caffè e la pasta. È colazione, però non potremo mangiare mentre siamo via, quindi curiosità, l'acqua sta a 69 adesso. E quindi praticamente lavare noi stessi, lavare tutti i vestiti spreca tantissima acqua. Però ne abbiamo usata tanta giusto per stressare adesso il sistema, ma sono contento. Allora, aspettiamo che il cacao sia pronto, lo beviamo tutto, che toglie sete, tristezza, dà un po' di energia. E poi riempiamo la tazza e la rimettiamo via. Intanto aspettiamo che cuocia la pasta, ma è quasi pronta, ragazzi. Quindi riempiamo la tazza vuota. La rimettiamo qui dentro e adesso ci mangiamo. Ci ho messo poco. Ci mangiamo metà di questa zuppiera. 79 kg e scende. Se troviamo del junk food adesso nei nostri viaggi inizieremo a mangiarlo perché è importante. Allora, penso che il forno adesso sia tiepido. Mettiamo la pasta di nuovo nel forno per non dimenticarcela. Non dovrebbe bruciare. Sono le 10, è ora di andare. Ah, cavolo, non posso uscire senza un martello se non sbaglio. E ho messo via tutto. Sì, ho messo via tutto. Allora, portiamo con noi un martello e un cacciavite. Non credo che serva la sega, non credo proprio. Abbiamo anche la tannica di benzina che andremo a riempire. Quindi potremmo fare una cosa un po' efficiente se vogliamo. Spegniamo molto velocemente il generatore e lo riforniamo di carburante. E così almeno riempiamo la tanica vuota. Adesso l'accendiamo. 99%, perfetto. Quel condizione 88 ovviamente non ci deve preoccupare perché quando facciamo manutenzione magari lo ripariamo. Servono pezzi elettronici per ripararlo, ma non è un problema. Ho anche aggiustato il cofano
del nostro mezzo. Attenzione ora. Ok. Perché sono uscito e ho aggiustato, vi faccio vedere il giorno, oggi è il 19° del secondo mese. Quindi sono passati 50 giorni, un mese e 19 giorni. E vedete che questo era completamente distrutto. Ho installato il cofano della vettura intrappolata all'interno del nostro quartiere, quel bellissimo camioncino. L'ho completamente devastato. Non prendetevela con me, ma avevo bisogno di una cavia. E questo era l'unico mezzo che potevo sfruttare senza essere all'esterno. E quindi va bene. In realtà ce ne sarebbe un altro, però appunto ho evitato di... Scusate, questo è un poliziotto. Potrebbe avere una pistola con sé. No. Soltanto una camicia e una giacca, tra l'altro rotta. Avanziamo. Ah, sto per entrare nella zona allarmi. Via, via da qui. Tanto è smesso di piovere, peccato perché avrei avuto bisogno di più acqua probabilmente, ma pazienza. Credo di avere una buona riserva, dai. Qui c'è la scuola. Qui c'è Akron Plaza, che ha un sacco di negozi che non ho ancora controllato completamente, tra cui quello di Liepuori. Ci sono stato veramente al volo. E adesso dovremmo avere qua sopra il benzinaio. Ok. Quello è il frigorifero che dobbiamo rubare. C'è scritto Ice, questo qui sotto. Ma impossibile che la zona sia ancora ripulita dalla volta scorsa. Wow. Niente, riempiamo questa... Raga! Io non ce la posso fare a questo gioco. Un altro infarto. Ma da dove è uscito, scusa? Poi sta musica. Spegni il generatore, dai. Scarti metallici, bottiglia vuota. Niente, speravo in un trash bag, ma va bene lo stesso. Ah, li ho già rubati probabilmente qua. Sì. Allora, con calma. Raccogliamo il frigo Popsicle. Benissimo. Lo dobbiamo caricare a mano. Pesa una quintalata. Qua ci spacchiamo la schiena veramente. Allora, nel frigorifero dei ghiaccioli, insomma. Bello ampio, grande. Consuma un po', però ci sta dentro un sacco di roba. E adesso provo ad andare dentro e vedere se riesco a staccare anche quell'altro. Oh, intanto piove bene. Troppo pesante per l'inventario questo, ok. Ok, allora mettiamo anche la tanica all'interno della macchina. Ok, e adesso torniamo a casa, faccio un piccolo taglio e poi ci siamo. Eccomi qua. In realtà non volevo fare questo pit stop, ma visto che il tempo ce lo concede, possiamo provare a recuperare alcolici. E andare a vedere cosa c'è nel Covenue Mart. Wow, che botte. Qui il negozio di liquore. Aspettate che eravamo già entrati, se non sbaglio, qui. Ok,
ce n'è un'altra. E la terza. Buona. Allora, vino, birra. Questo ovviamente boosta il morale e whisky. Ecco, il whisky è importante perché sono Molotov queste. Siamo anche pieni di accendini a casa. Poi qui vediamo altra birra. No, in realtà questo non lo voglio più. Qui cosa troviamo? Birra e birra. Whisky. Birra. Ok. Beh, ragazzi, non dico che dobbiamo riempirci le tasche, però siamo qua. Sigarette, spugne e secchio. Ok, uscendo da qui passiamo dietro, ma non voglio uscire sul retro perché secondo me è infestato anche lì. Andiamo avanti, entriamo in questo piccolo supermercato. Rivista di elettronica, rivista di elettronica. Questi sono già letti. E qui purtroppo ci sono dei frigoriferi andati. Mangiamo cioccolate e patatine. Come vi dicevo, dobbiamo fargli prendere un po' di peso a quest'uomo. Quindi se rimane col 79 che scende non va bene. Poi gli, ecco, 79 così è ottimo. E adesso ci portiamo a casa altra fonte di calorie inutili. Ok, vediamo. Soldi. La prossima volta, quando ci sono questo scavenging così semplice, faccio dei tagli così almeno abbiamo modo in mezz'ora di vedere più cose. Che magari, non so se siete d'accordo, però evito di rimanere. Oh, qui ci sono molti vestiti, però anche molti zombie. Ok. Gridiamo in modo da chiamarli, in modo che escano. Si vede, guarda. Caspita. Proprio hanno capito tutto. Qua c'è un raccoglitore d'acqua. L'ho visto, lo vedo qui dentro, utilissimo. Wow. Ma scusa, sono entrato, tu esci. Ma che razza di zombie brain eater è? Uno zombie che scappa. Uno zombie paurito. Ok. Va bene ragazzi, piccolo taglio, metto sta cosa in macchina. Sì, chiaramente sono uscito dalla finestra sbagliata e mi sono anche tagliato. Fantastico, però intanto abbiamo un buon distributore d'acqua che fa il caso nostro e possiamo mettere qui dentro. No, no, il cibo non lo mettiamo qui dentro perché praticamente non dobbiamo fare nient'altro che tornare a casa adesso, però prima voglio provare a prendere i vestiti e vediamo se troviamo qualcosa di utile. Sono tanti in realtà, vediamo, eh. F2, giacca accettata. Ah, ma qui c'ero già stato. Però, ad esempio, le camicie da boscaiolo, camicie da baseball, queste possono tornare utili. Pantaloni. Ci possiamo fare. Dovremmo trovare una giacca. Anche se maglioni e felpe non è male. Forse la donna. Ok. Ok, credo di poter dire che questa zona l'abbiamo fatta.
E qui sotto c'è un altro raccoglitore d'acqua, ma direi che questo ce lo facciamo andare bene. Adesso veramente vado a casa. Potrei pensare di dare un'occhiata a questi mezzi, ma onestamente, dai, lasciamo stare. Saliamo con uno scocchio di dita. Eccoci qua. Allora, non voglio parcheggiare troppo distante. E al momento lasciamo perdere il distributore d'acqua, perché c'è il frigorifero che pesa veramente un quintale. Sembra che non mi abbia seguito nessuno, però dico sempre sembra perché non si può mai sapere. Chiudiamo la porta, questo è importantissimo. E dovete sapere che all'interno della casa ho tantissime carote che ho raccolto e non sono nel frigorifero proprio perché non avevo lo spazio. Quindi adesso noi installiamo il frigorifero in casa e questo dovrebbe bastare. Allora, dove lo possiamo installare? L'avrei messo qui al posto delle scatole, però vediamo. Ah, qui, guardate, possiamo mettere direttamente in sala e va bene, fatto. Adesso questo penso che consumi un pochino di benza, però è la vita. 37 carote, adesso le andiamo a congelare. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, mettiamo qui dentro. Benissimo. E adesso mettiamo qui sopra gli alcolici che dovremmo avere nello zaino. Birra, vino, whisky, eccetera. Perfetto. No, c'è ancora una bottiglia che ci siamo dimenticati di mettere. In qualche modo, credo. Forse sbaglio. Ah no, eccola. Penso che non ci stesse tutto, questo è il problema. Però, ora dovrebbe. Ok, e sui vestiti invece li mettiamo qua. Poi, penso che farò un piccolo taglio. Se siete d'accordo. Guardando delle VHS. E poi il giorno successivo magari proviamo a vedere che punto siamo con la meccanica. Chi lo sa. Intanto mettiamo le nostre cosine nelle varie zone adibite, così non me le dimentico, perché per futuro possono sempre essere utili. Qui dovrei avere il materiale in generale, qua sopra. Quindi anche i sacchi della spazzatura adesso ne abbiamo tre. Appena avremo il quarto sarà fantastico. Ok, quindi ci vediamo fra un secondo. Ok ragazzi, abbiamo fatto guardare a Bax con un po' di VHS, ma non ha imparato granché. In realtà, secondo me li avevo già guardati. Dopodiché l'ho fatto cucinare e l'abbiamo mandato a letto. È continuato a piovere per tutta la notte, quindi penso che si siano riempite le nostre riserve idriche, che è ottimo. E adesso facciamo la colazione dei campioni, ma prima, allora, lasciamo lo zaino. Ah, a proposito, fasciatura. Perfetto. È giunto il momento di fare un po' di esercizio. Squat, flessioni, addominali, burpees. 10 minuti di tutto, perché questo ci permette di tenere il nostro Bucks in forma. Ho velocizzato perché altrimenti lo vediamo veramente per 40 minuti. Adesso zaino in spalla e si riparte. Si riparte all'esplorazione, ma prima si fa colazione, quindi accendiamo. Qui ho già fatto il saltato in padella con il pesce, carne essiccata, carote e burro. Dovrebbe darci una bella carica di energia. E nel frattempo che cosa facciamo qui? Allora, riempiamo la bottiglia d'acqua. Dobbiamo avere un'altra bottiglia vuota, ok? Perfetto. Questa la mettiamo poi nello zaino. No, tre bottiglie d'acqua è troppo. Qui ho fatto un errore. Una la mettiamo via, una la mettiamo nello zaino e questo basta.
E adesso dovremmo essere in grado di mangiare. No, non ancora. E allora facciamo lavare i bendaggi a Baxek. E poi gli facciamo lavare camicia. E ci siamo. Spegniamo. Mangiamo tutto. Mangiamo tutto. Tanto, guardate, ci siamo stabilizzati con il peso a 79 kg, visto che abbiamo fatto un bel po' di esercizio. Adesso dovremmo esserci. Tra l'altro la barba è ritornata trasandata. Questa è fighissima, sta cosa. Ricordo che l'avevamo cambiata un po' di tempo fa. Adesso siamo super sazi e molto affaticati, d'accordo, ma questo ci interessa relativamente poco, perché adesso ritorniamo fuori e andiamo di nuovo alla macchina. Qua che cosa sta succedendo? Broccoli indeboliti, si stanno ammalando. Questo non ci voleva. Andiamo alla macchina perché devo prendere il martello da demolizione. Questo è importante. Voglio tornare nelle zone in cui ci sono i, come si dice, i Kinder Sorpresa. Perfetto. Voglio andare nelle zone dove ci sono i garage chiusi. E voglio romperli e voglio entrare a vedere che cosa troviamo, perché magari riusciamo a potenziare ancora un po' la base. Anche se, onestamente, al momento noi possiamo. Ormai è quasi settembre, possiamo dirci soddisfatti un po' di come la base stia uscendo. Qui dentro credo di avere anche un distributore d'acqua. Ma pazienza. Ok, ce lo portiamo appresso. Adesso siamo stanchi, ma non dovrebbe essere un problema troppo grande. Facciamo il giro più largo possibile. Ah, guarda qua, ce n'erano tre. Aspettiamo che scasiamo un po' dopo in modo che provino a seguirci, così li leviamo dalle palle, altrimenti ci stanno vicino alla porta di casa. Qui, se non ricordo, dovrebbe esserci una macchina dei pompieri, che non è assolutamente male. In fondo qua. Quando sarò in grado di rubarle, sarò un bambino felice. No, non l'abbiamo passata, ma era in quella zona. Credo di non averla marcata sulla mappa. Ma in ogni caso. Eccola qua, eccola qua. Pensavo di averla vista troppo. Ok, qui mettiamo il simbolo. Manca la chiave, questo lo sapremo, lo sappiamo, ma è bella perché si guida molto bene. Un'auto di quel tipo e poi le sirene che possono veramente attrarre tanti zombie e poi si sgomma e si lasciano indietro oppure si lancia una bella soluzione a Ned Flanders come abbiamo fatto qui. Vi ricordate? È stato divertente. E mi sono divertito un sacco. Ok, qua c'è da controllare il mezzo perché credo di aver fatto una stronzata. Allora prendiamo il macete e gestiamo quelli che arrivano. Quando Vax che è sazio così è una furia. È una furia letteralmente. Un colpo un morto fa. Aspettiamo che escano intanto. Ok, qui sembra pulito. Sembra, eh. È uno spettacolo. Ehi! Ok, questi invece mi fanno un po' più paura perché non riesco mai a colpirli. Ok. Abbiamo lasciato indietro una. Buona.
Allora, parcheggiata da questo lato, perché tanto io qui posso saltare la rete. E adesso diamo un'occhiata. Qui c'eravamo già stati, vi ricordate, però non avevamo la possibilità di buttare giù il garage. Adesso ce l'abbiamo. Entriamo. Cioè, in realtà la possibilità ce l'avevamo, ma non avevo preso con me il martellone perché me l'ho dimenticato di averlo. Porco cane. Uno. Due. Tre. Ok. Usciamo al volo perché qui è chiaro che... Questi sono scemi veramente dell'anima. Pensavo ce ne fossero di più, sapete? Ma ce ne sono tantissime, da dove arrivano? Scusate, ma da dove cazzo escono? Forse erano in quel garage di sopra. Ok, è un rave party qua. Sì, sono tutti qui dentro, occhio. Ce n'è ancora uno. Come mai siano entrati qua? Non lo so, però... Ok, dovremmo averla gestita adesso, eh. Sedie, divani, graffette, graffette. E scarti, pennelli, cibo per cani. Quanto ami Kinder Sorpresa. Fertilizzante. Questo è utilissimo soprattutto se vogliamo avere dei raccolti molto fertili. I vestiti non si buttano mai via, ragazzi, perché si rompono. E io, se c'è una cosa che non ho ancora imparato a fare, è la sartoria. Tanto c'è una lenza. Con questa possiamo craftare un'altra bella canna da pesca. Ok, questo... Ovetto l'abbiamo aperto, adesso ce ne sono ancora 4 che possiamo guardare velocemente. E poi ci salutiamo per questo episodio. Controllo semplicemente che non ci siano dentro degli Z e poi diamo un'occhiata al volo. Ok. È bello adesso poter stare fuori sapendo che il nostro cibo non va male. Con il generatore. E se riuscissimo a trovare un generatore di riserva, sarei molto felice. Non lo colleghiamo chiaramente, però. Ok. Qui non c'è nulla. Qui non c'è nulla. Qui potremmo trovare qualcosa di interessante. Una rete da pesca e una lenza. Questo è tutto materiale utilissimo per recuperare cibo. Un sacco di intonaco non mi interessa. Voglio proprio capire come funziona a questo punto la rete da pesca. Pagaia per canoa. Comodo divano verde chiuso. Attrezzature per il fitness. Guarda, ragazzi, queste le vengo a prendere col mezzo. Un televisore, un sacco di intonaco, parti di ricambio motore. Ok. A questo punto, ragazzi, io vi saluto qui. Farò un bel buco nella rete in modo da poter centrare quella macchina e a caricare anche le attrezzature per il fitness. E poi ci vediamo al prossimo episodio a casa di Baxek. Voglio proprio vedere una volta che l'installo come funziona. Spero di avervi tenuto compagnia, spero che il video vi sia piaciuto, quindi vi ringrazio, vi auguro una fantastica giornata o serata e vi do appuntamento alla prossima.